Ciao a tutte, ciao a tutti. Oggi farò una piega mossa perché devo andare a fare qualche foto e quindi niente, quindi voglio essere un pochino più in ordine. Allora, ho già pettinato i capelli con questo pettine largo perché quando sono ricci bisogna evitare di pettinarli se non si fa lo styling e il refresh. Quindi io adesso ho dato una pettinata, li divido in quattro in questo modo. Mi faccio vedere, questo metto la pinza. Ok. Divido la parte restante in due parti, vedete? Così. Poi uso questo ferro che vi farò vedere come si usa il ferro sottile però con le ciocche grandi, proprio per riuscire ad avere un mosso che non sia riccissimo. Allora, c'è in dotazione anche questo guanto, mi sono infilato tutti i capelli, ok, eccolo qua. E va usato assolutamente perché con questo tipo di ferro assolutamente ci vuole il guanto. Allora, vi faccio vedere. Io lo faccio in questo modo. Spero si veda bene. Non so, qualche secondo, non tantissimo, proprio in modo da, perché devono essere mossi, ma non, ecco, metto un po' più di luce. Questo è a posto. Questo. Questo ferro va molto bene quando si vogliono questi ricci, ma diciamo mosso, un bel mosso, sempre con le ciocche grosse. Se invece si usano le ciocche piccole, con le ciocche piccole, allora non riesco, scusate, devo appoggiarlo perché sennò faccio dei casini. Con le ciocche piccole invece si devono, vengono proprio dei ricciolini piccoli, piccoli, piccoli ed è un, diventano proprio come se fossero i riccioli a turacciolo, chiamiamoli così, no? Che sono molto belli. Però quando, ad esempio, chi ha i ricci come i miei, che però dopo 2 o 3 giorni si diventano. Vedete, così ho preso le ciocche piuttosto grandi, quindi per questo non vengono ricci ricci in questo modo. Rimangono un bel mosso. Adesso vi faccio vedere. L'altra volta ho usato l'altro tipo di ferro, adesso vi faccio vedere questo. Ecco, questo ferro possono utilizzarlo anche quelle che hanno con altri attrezzi, perché ci sono dei ferri intercambiabili. Si può utilizzare con un altro, anche chi ha i capelli più corti, perché invece il pasticcio è che chi ha i capelli più corti col ferro quello automatico è difficile prenderli, quindi è un po', diventa un pochino più complicato. Invece con questo, tra l'altro, questa possibilità che c'è di orientarlo è validissima secondo me, quindi. Facciamo questo. È molto, insomma, rimangono
rimangono bene, sembrano quasi naturali, secondo me. Oltretutto, vabbè, partendo già sotto dalla base riccia che ho io, ovviamente, che quindi il riccio lo prende subito, non è che. Ok. Adesso poggiamo questo e facciamo l'altra parte. Questo modo così, eccolo, prendo il ferro, spero che si veda bene come si fa, perché è un po' complicato da riuscire a farlo vedere in un video. In realtà è semplicissimo, proprio l'utilizzo è proprio molto 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 semplice. Ok, facciamo, divido ancora così. Vedete, proprio semplice, la maneggevolezza proprio è totale, veramente. Chiaramente danno anche il guanto, che così almeno non si rischia nemmeno di bruciarsi, perché mentre quello automatico tu non tocchi nulla, cioè non, viene tutto fatto automaticamente con. Diciamo col ferro che ruota, quindi, e si prende da solo i capelli. Con questo bisogna inserire i capelli sul ferro e quindi ci vuole il guanto, assolutamente, così almeno non si rischia proprio in nessun modo di bruciarsi. Ok, perfetto. Più avanti tolgo il guanto, uso un pochino del mio olio di argan, così mi faccio due, faccio in questa maniera, ecco, passo sulle punte. Questa è una cosa che ho già fatto vedere varie volte e amo proprio, prima di tutto, un profumo buonissimo che mi piace tanto, quindi già questa è una cosa ottima. E poi proprio serve a aiutare le punte. Ecco, voglio farvi vedere, così spero si vedano. Ci sia abbastanza luce per farveli vedere. Adesso ve li giro così e potete vedere anche dietro come sono rimaste. Ok, ciao, ciao a tutte.